Sul nuovo bando per le assunzioni, il commissario Scura riserva alcuni posti specifici per gli infermieri pediatrici. È l'invito di Fausto Sposato, presidente del coordinamento regionale IPASVI, che come al solito va dritto alla questione. Nel bando, che si parla da tempo, in cui sono previste 300 assunzioni, 150 quelle esterne, ai presidi non vi è al momento alcuna possibilità per la categoria degli infermieri pediatrici. Da qui il grido d'allarme e l'invito mirato nei confronti di Massimo Scura e della dirigenza sanitaria regionale. L'IPASVI si muove a tutela di tutti gli iscritti. Non possiamo per questo non interessarci a una questione che necessariamente deve trovare risposte positive. Il concorso, scrive Sposato in una nota, deve essere costruito ad hoc, prevedendo inclusioni e competenze, non esclusioni e parzialità. Sposato, insieme a tutti i presidenti provinciali di Reggio, Vibo, Crotone e Catanzaro, prende spunto da una missiva dell'IPASVI nazionale a firma della presidente Barbara Mangiacavalli. La Federazione Nazionale ha negli ultimi anni inteso sostenere e potenziare le competenze e l'innovazione professionale nell'ambito dell'assistenza infermieristica, diaria, neonatologica e pediatrica, affinché ad ogni bambino e famiglia con problemi potenziali o attuali di salute siano garantite la migliore qualità delle cure, la sicurezza degli interventi, nonché a risposte assistenziali infermieristiche efficaci. I diversi momenti di confronto e dibattito su tali tematiche hanno indotto il Comitato Centrale della stessa Federazione a ritenere necessaria una riflessione sull'evoluzione della situazione con impegno collettivo e a dare corso a interconnessioni formative e individuare e porre in essere ogni facilitazione prevista dall'ordinamento universitario per l'acquisizione del titolo di infermiere per l'infermiere pediatrico e viceversa. La questione è proprio questa. Sostiene sempre Sposato nella nota. Chi ha il titolo di infermiere generalista può partecipare al bando e quindi possibilmente all'assunzione. Chi invece è specializzato in infermiere pediatrico non ha accesso. Un controsenso oggettivo ed evidente per la cui soluzione dobbiamo coinvolgere il Ministero della Salute ed il MIUR. Sarebbe auspicabile, assicura e conclude Fausto Sposato, se in tutti gli avvisi e concorsi una percentuale venisse riservata agli infermieri pediatrici.